Salve a tutti ragazzi, qui è Giuseppe Gamer e benvenuti in questo primissimo video del DLC Affari di Famiglia, ovvero il DLC di Batman Arkham Knight dedicato appunto a Batgirl. Per cui ragazzuoli, iniziamo questa nuova miniserie, mi raccomando superiamo i 2500 mi piace, seguitemi su Facebook per sapere quando arriveranno i prossimi video appunto del DLC e anche su Instagram dove pubblico qualche foto simpatica, link in descrizione e ora iniziamo. Ok. Quello era uno squalo, sbaglio? Ragazzi, il DLC è ambientato prima di Batman Arkham Asylum, quindi il primo gioco di Batman, appunto, che abbiamo giocato anni fa. Sai chi? Joker? Dove ha preso quello? Non saprei, dallo stesso posto di Batman. Dove stai andando? Ho sentito qualcosa. Dove ha pescato il nome Batman? Non saprei, dallo stesso posto del pinguino. Che è stato? Ehi, dov'è Buki? Cavolo ragazzi, ma è peggio di Batman! È fortissima, l'avete vista! Dove sei? Mi hai chiamato? Di che si tratta? Joker ha preso mio padre. Forse è meglio chiamare Batman. Lui potrà... No, Joker ha detto che lo ucciderà se dovesse esserci Batman. Se gli succedesse qualcosa, non so che farei. Tranquilla, Barbara. Ce la faremo. Andrà tutto bene. Come fai a esserne sicuro? Beh, innanzitutto, io porto fortuna. Benvenuti al ranch, signore e signori. Oggi dovrete superare l'esame. Vediamo se riuscite a salvare in tempo il cittadino più esemplare di Gotham. Eliminiamo insieme i pagliacci. Grandi ragazzi. Che figata, raga. Stiamo controllando sia Robin che Batgirl. Vai con la combo speciale. Mettilo giù. Boom. Vai con l'attacco di coppia. Vai così, Batgirl. Boom. Poi lei è velocissima, ragazzi. Un feeling davvero molto molto buono, eh. Sto facendo anche un bordello di combo, effettivamente, se notate. Ecco qua, un altro attacco di coppia, Robin. Vai così. Boom. Li stiamo distruggendo, non so se avete notato. No, ma picchiato. Cavolacci. Boom. Ha fatto male, eh. Terminale alla porta. Allora che aspetti? Lascio il lavoro al genio del computer. Ok, quindi dobbiamo usare l'infiltratore remoto. Vediamo un po' Batgirl. Il costume è davvero molto molto figo, secondo me. Questo mantello molto simpatico. Quindi ci stiamo avvicinando, come vedete, e dobbiamo utilizzare un bel po' di gadget. Qui credo che abbiamo nel complesso la roba che ha anche Batman nella storia principale, quindi Batarang, Batartiglio e anche l'infiltratore remoto. Quindi utilizziamolo come al solito. Dobbiamo trovare la parolina magica. Non credo sarà difficile, ragazzi. Mi raccomando, supportate sempre questa serie al massimo. Non so quanto sarà lunga, ma di sicuro, ragazzi, ci divertiremo insieme. Una passeggiata. Bambini, ottimo lavoro. Lo so che posso sembrare cattivo e prepotente a volte, ma lo faccio per il bene della famiglia. Pensate a me come se fossi papà uccellino che vi spinge giù dal nido. Se non spiegate le ali e volate, finite a terra e morite. Fa anche rima, ragazzi, eh? Guardate l'ambientazione, poi. È fighissima, secondo me. E cos'è là? Wow. Di sicuro sarà complicato andare laggiù, eh? Dopo di te. Ok, abbiamo quindi il Batartiglio. Quindi come Batman, ragazzi. Non è mai aperto, vero? Mancava il permesso. Un petroliere l'ha costruito per la figlia di 5 anni. Quando è morta è scomparso e il progetto è andato in rovina. E ora Joker l'ha reso il suo parco giochi personale. Ok. Possiamo passare da una parte all'altra, mi sa? È piuttosto figo. Vai, arriviamo anche da quest'altro lato. Attenta, Batgirl. Cecchino. Resta qui, me ne occupo io. Tranquillo, Robin, ci penso io.
Oh, ragazzi miei, brutta storia. Allora, L2 e disattiviamo quel coso. Come sei diventata così brava con i computer? Con i libri. Ah, libri. Mi ho sentito parlare. Tim. Sì? Non ora. È sempre un burlone lui, a quanto pare, eh? Ecco qui, ci siamo. Oh, aspetta, c'è altra gente là. Stiamo attenti, questo può essere che mi vede. Sali là. Attenzione, attenzione. Hanno preso un ostaggio. Lo vedo. Resta qui, me ne occupo io. Aspetta, cowboy. Lavoriamo in coppia. Io distraggo il cecchino, poi facciamo fuori gli scagnozzi. Sembra un buon piano. Ottima idea, effettivamente, va. Sperando che riesca ad arrivarci là. Dimmi di sì. Ok. Al tuo segnale. Ok, ragazzi, saliamo anche noi là. Stiamo attenti, eh. Vai, capo da sporgenza. È stato facile. Non è ancora finita. Concentrati, Robin. Sempre. Ah, prima era tutto più semplice. Io facevo saltare qualcosa in aria, lui arrivava e si ricominciava. Ci hanno teso un agguato. Non ce l'aspettavamo. Non so che cosa abbia in mente, ma Gordon è nei guai. Andrà bene, me ne assicurerò io. Ma ora ci siete voi due rompiscatole a rovinarmi la festa. La mia festa! Non è divertente. Attenzione, ragazzi, un lanciarazzi. Spostatevi. Credo che ci siamo salvati tutti, eh? Credo di sì. Siamo soli però adesso. Badger, tutto ok? Sto bene, è solo qualche graffio. Come sta l'ostaggio? È un po' scosso, ma sta bene. Dice che Joker li ha attaccati al commissariato. Ha preso altri ostaggi. Oddio. Dove sei? Al parco, ti aspetterò qui. No, io cerco un punto elevato per trovare altri ostaggi. Tu prova a localizzare Joker. Ok, in pratica ci siamo separati. Sali sul tetto dell'impianto di trivellazione. Io mi auguro che qui non ci siano altre persone, ragazzi. Vediamo un po'. Posso continuare a salire? Sì. Almeno questo possiamo farlo senza problemi, almeno sembra. Un cavo. Un cavolo. Ecco cosa. Vi ho salvato. Attacchiamolo alle spalle. Bene così, ragazzi. Quindi, stordito anche questo. Ora aspetta, mi dice di utilizzare l'infiltratore remoto? Oh, aspetta. Devo muovermi a destra e sinistra? Forse avendolo spostato? Vediamo. Posso salire su. Basta, basta, esci. Ok. E infatti. Bene così, ragazzi. Molto, molto bene. E qui? Allora, non credo ci sia qualcosa di particolare. Non credo nemmeno poi che qui ci siano enigmi di, appunto, Edward Nigma e altre cose di questo genere. Perché qui comando io e decido io. Dilettanti. Non sto, accomodati pure. Lo faccio risalire, così scendo. Vai col capo. Colpiscili tutti, sister. Raga, li stiamo distruggendo. Mamma mia, ragazzi, ma è assurda lei. Cioè, avete visto che roba ha fatto? Mamma mia, li stiamo proprio devastando. Capo ambientale, bam. Quanto mi sto gasando, raga. Mi sto divertendo un botto. Mi sta piacendo parecchio. No, mi ha messo giù. Come stavo dicendo, l'incipit è davvero molto simpatico. Infatti, in pratica, Batgirl deve salvare Gordon, ovvero il padre, se non sbaglio. Quindi sì, è il padre. Per cui, vediamo quello che succede. Continua così, sister. L'ultimo colpo anche a questo. E devastiamolo, bam. Ha fatto male, lo so. È inutile che me lo dici, dai. Adesso credo che dobbiamo attivare questo dispositivo. Esatto, dobbiamo aprire il cancello come al solito. Ricchezza, questa è la password. Fatto. Ok. Chi c'è qui sotto? Buonasera. Mamma mia, ragazzi, che ambiente lugubre. Allora. Sì? No, niente. Non farlo. Non c'è fretta. Sei sicuro? Sì, sì, non è importante. Può aspettare. Fa attenzione là fuori. Anche tu. Ragazzi, forse voleva dirci qualcosa di importante e non ce l'ha detto? Perché ci ha chiamati e poi non ha detto nulla?
La cosa mi puzza un po', sono sincero. Quindi vediamo un po' che succede. Saliamo su. Allora, qua dobbiamo usare, ecco, il battartiglio. Per cui verso il basso, ed eccolo qua. L'ho selezionato, no? Credo? Mi sa di sì. Ecco qui, come al solito, tira. Vai, Batgirl. Lei, ragazzi, credo sia molto più agile rispetto a Batman. Anche se comunque credo siano al pari per quanto riguarda proprio la potenza di picchiare i nemici. Joker non sparerebbe a qualcuno nello stomaco senza motivo. Ho sentito dire che ci stava provando con Harley e Joker si è vendicato. Qui è pieno di uomini armati. Mi serve un approccio meno diretto. La strega è irritante. Non farebbe fuori uno dei suoi uomini solo perché ci ha provato con lei. È andata via la luce o sbaglio? Colpisci, capo silenzioso. Ma tanto non mi vedono, possibile? Ma dai! Non posso crederci, raga, non mi vedono proprio. Talmente che è scuro? No, mi sta per vedere, mi sta per vedere. Colpisci! Grande, capo silenzioso. Ce l'abbiamo fatta, molto bene così. Ora non ci resta che salvare questo poliziotto. Vediamo un po', cos'è che mi dici, bro? Nulla? Non vuoi parlare con Devi me? Devi trovare il commissario. Chissà che cosa gli sta facendo Joker. Joker è un malato. Quando lo trovi, facci un favore. Metti fine alla sua follia e basta. Ah, ragazzi, purtroppo già sappiamo ovviamente che Batgirl non lo farà. Avrebbe dovuto farlo. Tante cose cattive non sarebbero successe in quel caso. Allora, qui cos'altro c'è? Io sto cercando di guardarmi sempre intorno per non perdermi nulla, però sembrano ambienti piuttosto spogli. Non ci sono interazioni da fare qua. Anche in questo caso? Sì, quindi dobbiamo forse solo salire un po'. Ecco qui. E ora? Sta incominciando ad iniziare una canzone. Sta incominciando ad iniziare, cavolo, eh. Parco dei divertimenti Seagate. Forse ho trovato qualcosa. Ci sono tracce di carbone e nitrato di potassio. Esplosivi? Credo di sì. Strepitoso. Fammi sapere che altro trovi. Speriamo niente. No, ragazzi, non posso crederci. Guardate un po' cosa abbiamo qui. Non è possibile, questi cosi. Aspetta, come si selezionavano le armi? Mettiamo il Batarang. E se vedete, ve li ricordate questi? Dai, raga, chi ha giocato in pratica ai primissimi giochi di Batman, soprattutto a Batman Arkham Asylum, se li ricorda questi cosi strani. Dobbiamo ora cercare gli ostaggi. Vai su, sister, vai. Robin, sono in posizione. Perlustro il parco. Vediamo se riusciamo a trovarli. Sai una cosa? Mi sembra più una Batlady che una Batgirl. Hai un certo portamento. Alcune persone sono irritanti dalla nascita. Non saprei. Batlady potrebbe funzionare. Sì, 200 anni fa. Sono d'accordo, Milady. Davvero? Sì. Allora, come vedete ho già trovato una persona. Io ho un po' di difficoltà a fare queste cosucce, però ecco, ho trovato un altro. Ci sono due agenti di polizia trovati finora. Un altro, aspetta, aspetta, era qui. Vai che lo sto trovando, vai. Bene. A posto, ce l'abbiamo fatta. Ce ne sono tre. Addirittura. Ora dovremmo andare a cercarli. Robin, ho individuato gli ostaggi, ma potrebbero non essere tutti. Continua a seguire la pista. Bene, io li libero. Tu fammi sapere che cosa trovi. E fa attenzione laggiù. Ok, quindi in pratica dobbiamo lanciarci da qui. Ragazzuoli, questo video si conclude qui. Mi raccomando, superiamo i 2500 mi piace per questo video. Ricordate di iscrivervi e di seguirmi su Facebook, dove vi farò sapere quando arriveranno i prossimi episodi, e anche su Instagram, dove ogni tanto pubblico qualche foto piuttosto simpatica. In entrambi i casi mi trovate come Joseph Gamer e seguitemi anche sul mio secondo canale YouTube, ovvero Joseph Games, link in descrizione. Quindi ragazzi, alla prossima, ciao!